Presidente, in un'eventuale scissione, Franceschini secondo lei dove si posizionerebbe? Io non ho nulla. State litigando per una data? No, non è vero. Presidente, avete paura del congresso, come dice Renzi? La parola scissione va bandita. Quello di cui io avverto la necessità, diciamo, è un processo di ricostruzione nel campo delle forze del centro-sinistra. La scissione, la scomposizione, eccetera. In realtà è il contrario, in realtà è di vedere se è possibile avviare un processo costituente. Questo è il tema vero. Non le date. I partiti sono tutti diventati delle macchine asfittiche. Sono stato segretario di un partito che aveva 650.000 iscritti, poi ci siamo fusi con un altro partito per farne uno più grande, adesso ce n'ha 180.000, si vede, qualcosa non ha funzionato, il contenitore deve avere un buco dove ci sono delle perdite, diciamo. Sembriamo avviarci verso una delle più improvvisate, caotiche campagne elettorali senza un progetto, salvo affidarsi poi alle alchimie. E questo veramente mi fa paura. C'è un'alternativa a questo? Quindi bisogna, secondo me, avere il coraggio di rimettersi in cammino. Come ogni nuovo inizio, non può che ripartire dalla riscoperta dei valori fondanti. Innanzitutto sono eguaglianza, come ci ha spiegato Bobbio, diciamo. Poi qualcuno ha scritto una postfazione dicendo che il vero conflitto non è tra eguaglianza e diseguaglianza, ma tra vecchio e nuovo, diciamo. Ma il testo di Bobbio non necessitava, secondo me, di questa aggiunta. Se il richiamo è convincente, molti di quelli che si sono ritratti ritorneranno. Io ne sono persuaso. Ed è questa la scommessa. Non possiamo ragionare sulle correnti con lei un attimo? No. La scissione però è ancora in campo? Il PD va disertato, ci dice solo questo. Il processo costituente di cui ha parlato è dentro o fuori il PD? Le parole di Orlando le condivide. Sì. È ancora Renzi il futuro del PD? Leggiamo l'intervista domenica.